Esercizio del bene, ma anche sostegno a distanza e tantissime azioni di solidarietà. E l'attività dell'AVSI, l'Associazione Volontari Servizio Internazionali, che da anni opera anche nella città di Noto. Domani, 19 febbraio, festa di San Corrado, i soci dell'AVSI saranno presenti con dei propri banchetti per illustrare l'attività del sodalizio ai giardini pubblici di Noto, proprio per promuovere iniziative a favore e a sostegno dell'associazione. E con noi Daniela Caligiore, volontaria dell'AVSI. Ben trovata. Prima di parlare dell'iniziativa in programma domani, vorrei che tu ci spiegassi cos'è l'AVSI. Allora, la Fondazione AVSI è un'associazione non governativa, un'organizzazione non governativa che è nata nel 1972 e ha più di 100 progetti sparsi un po' in tutto il mondo, in particolare in Africa, America Latina, nel Medio Oriente. E lavora per cooperazione con azioni di cooperazione allo sviluppo e raggiunge un numero di circa 4 milioni di beneficiari. In Italia ci lavorano anche circa 1.400 persone, in Italia è presente con circa 1.000 volontari che svolgono un'azione appunto di raccolta fondi, comunque promozione di sensibilizzazione riguardo appunto dei progetti. Qual è la missione? L'AVSI si propone innanzitutto di promuovere e sostenere la dignità dell'uomo e questo è importante soprattutto, come ci dice Papa Francesco, riprendo queste parole dette da lui, che questi gesti di carità, di amore, quindi di abbraccio nei confronti delle altre persone, soprattutto di quelle che si trovano in queste situazioni di indigenza estrema, di pericolo di vita, di povertà, e sono gesti che possono quindi portare uno sguardo diverso. Questo sguardo può far recuperare la persona la propria dignità, il proprio senso di sé, portarli ad avere di nuovo uno sguardo di speranza in posti dove la speranza forse è diventata un'utopia, visto le gravi situazioni di degrado, di violenza, di morte, di sfruttamento che ci sono. L'AVSI soprattutto, ecco, come metodologicamente opera tenendo presenti alcune cose che sono la valorizzazione della persona proprio per come riducibile e insostituibile, quindi anche valorizzando la famiglia, poi anche valorizzando ciò che di positivo c'è nella persona, nel contesto sociale, nella comunità in cui si opera, lavorando con e per la persona. E soprattutto in modo non assistenzialista, ma in modo da promuovere la sussidiarietà, cioè portare la persona all'autonomia, alla riscoperta di sé, lavorando proprio anche in partnership con i soggetti presenti nella realtà locale, creando proprio reti di amicizie, reti di sostegno. E quindi valorizzando anche quelle scarse risorse che ci possono essere nel territorio e quindi anche promuovendo proprio la comunità lungo una strada verso un'autonomia anche. Un'immagine che abbiamo noi, che vediamo costantemente, è quella che delle tende dell'AVSI. Cosa fanno? Come si opera all'interno di queste tende? Le tende dell'AVSI sono sostanzialmente gesti di carità che sono iniziati nel 1990 per sostenere con le raccolte fondi i primi volontari AVSI. Ogni anno quindi vengono lanciate le cosiddette nuove tende appunto AVSI a partire dal periodo natalizio e sono accompagnate sempre da uno slogan anche
che vuole far riflettere sulla condizione dell'uomo, della persona nel mondo, e anche sottolineare quali sono in particolare le emergenze che stanno più a cuore. Per esempio quest'anno quella della campagna Avisi 2014-2015 ha come slogan generare bellezza, dove inizia le periferie del mondo, riprendendo sempre per Fernando Papa Francesco, no? Che dalle periferie che... Siamo ancora all'inizio del 2015, c'è un programma annuale dell'APIS, quello di quest'anno quale sarà? Allora, premesso che l'APIS diciamo, opera con dei progetti che spaziano in tantissimi campi, nel campo della salute, del lavoro, del socio-educativo, anche dell'emergenza appunto, umanitaria, migrazione. Quest'anno in particolare l'attenzione è concentrata su delle opere educative che sono per esempio degli asili in Ecuador, in particolare nelle periferie di Quito, dove delle mamme hanno necessità di andare a lavorare e lasciare le bambine piccole. Allora lì sono sorte degli asili a conduzione familiare che necessitano comunque di sostegno, di essere seguiti, di un lavoro anche educativo, di rete. E anche in Kenya ci sono delle opere educative, sono sostanzialmente scuole dalle elementari alle superiori professionali, in cui in particolare si lavora soprattutto sulla valorizzazione della persona, quindi sul recupero dell'identità di sé. E, ci sono anche vari progetti che sono dei progetti che riguardano la nutrizione nel mondo, perché c'è anche un'educazione, sembra strano, ma l'educazione alla nutrizione, perché non solo in alcuni posti mancano proprio le risorse per la nutrizione, ma anche dove ci dovessero essere ci vuole proprio un'educazione anche in questo senso, che riguarda proprio dall'inizio, da come si coltiva, anche da come si lavora, fino a appunto all'insegnare addirittura le mamme come si nutrono i figli, perché è una cosa che a quanto pare non è così scontata. Inoltre noi sappiamo benissimo che recentemente ci sono anche le emergenze profughi a causa di quello che vediamo tutti sta succedendo in Iraq, per esempio in Siria. In Iraq per esempio addirittura ci sono ben 2 milioni di sfollati, da Mosul praticamente sono stati cacciati, come sappiamo bene, via tutti i cristiani, perché con l'affermarsi dello Stato islamico è stato posto l'auto o ti converti o muori. Per cui tutti questi sfollati, perché molti comunque non si sono voluti piegare a questa dittatura, si trovano a Erbil, sono campi profughi che necessitano di qualsiasi cosa, acqua, cibo, vestiti, coperte, eccetera. Quindi questo è già un'emergenza immediata che si sostiene, così come l'emergenza in Siria, no? L'AVSI collabora, quindi opera in partnership con la custodia di Terra Santa, gestita dalla selezione per Terra Santa, e sono dei frati minori in particolare che si trovano nel territorio con delle strutture che ospitano tantissimi profughi senza badare alle etnie, per cui anche loro necessitano di tanto, perché mettono a disposizione per esempio conventi, anche chiese che all'occorrenza, come sappiamo, diventano anche luogo asilo per gente che ha proprio bisogno, perché ha perso tutto, casa e qualsiasi cosa. È arrivato il momento di parlare dell'iniziativa, sì, di domani. Cosa succederà? Domani saremo presenti appunto ai giardini con un banchetto in cui proporremo, faremo conoscere, divulgheremo le iniziative dell'ANSI, queste emergenze, proponendo alla gente di sostenerci. Il sostegno può venire attraverso le forme, per esempio sostenendo a distanza dei bambini che sono rimasti orfani in Sierra Leone a causa del virus Ebola. Per esempio questa è un'emergenza che si può fare anche con poco, perché con 80 centesimi al giorno, significa circa 312 euro annui, si può seguire un bambino a distanza conoscendo il nome, conoscendo il percorso, grazie alla presenza di operatori che sopperiscono alle prime necessità proprio di questa tragedia che abbiamo seguito recentemente. Poi c'è la vendita anche di monili come quelli che io adesso porto, sono collane, bracciali, borse. Che vengono realizzate da chi? Allora, questi vengono realizzati, sono gioielli fatti con carta riciclata, che vengono realizzati dalle quelle che noi conosciamo molto affettuosamente come donne di rose.
Queste donne di Kampala sono donne che qualche anno fa erano reiette della società perché malate di AIDS e quindi abbandonate, che comunque magari con figli, cercando di sostenere, quindi di mantenere questi figli, andavano a spaccare pietre proprio per pochi soldi. Rose è un'infermiera, Rose Businger, che si è andata a Kampala conoscendo questa realtà, ha proprio porto una mano, un abbraccio amorevole a queste donne, è riuscita appunto non solo a ridare a loro stima, fiducia di sé, ma a creare una rete di solidarietà, di amicizia, degli assidi per tenere questi bambini e educare queste donne non solo ad educare i figli ma anche ad educare sé. Fra l'altro appunto hanno smesso di spaccare che pietra, hanno cominciato a creare questi mulini, borse e collane che vengono vendute in tutto il mondo e servono per sostenere queste scuole in Kenya dove ci sono centinaia di studenti, ma anche per pagare i medicinali, questi retrovirali, perché appunto devono curarsi dell'AIDS. E una cosa sola volevo dire appunto di questa Rosa, che mi sembra particolarmente interessante, perché ancora quando spaccavano pietre queste donne successe quella sciagura dell'uragano Katrina in New Orleans, per una giornata lo spaccarono pietre solo per raccogliere i soldi da mandare a New Orleans. Mi sembra proprio l'esempio proprio concreto reale nostro dell'obolo della vedova evangelico, in cui loro, avendo ricevuto, essendo stato oggetto di carità, a loro volta si sono volute fare carità, e questo mi sembra proprio... Grazie a te, abbiamo conosciuto l'Avis, e domani c'è ancora di più la possibilità di conoscere, di saperne di più anche con una semplice donazione. Poi c'è questa meraviglia della meraviglia, vedere e toccare con mano questi preziosi realizzati con carta riciclata. Grazie a Daniela Caligiore, che è volontaria dell'Avis, grazie a chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento è per domani.